Non ci stanno considerando, non siamo nulla facenti, siamo soltanto stanchi. È una delle tante testimonianze che si sono susseguite questa mattina in piazza 20 Settembre a Fano. Decine di studenti hanno voluto spiegare la situazione in cui vivono tra pandemia e didattica a distanza in vista del prossimo esame di maturità, per il quale sono previste le prove in presenza come in epoca pre-Covid. In particolare, la seconda prova, strutturata così come viene descritta nella bozza ministeriale e quindi gestita dalle singole commissioni, non è certamente il modo giusto per affrontare questo problema, hanno detto, e renderla più facile. Affidare ai professori di ciascuna classe la decisione delle modalità di una prova d'esame implica che studenti di classi e scuole diverse sostengano esami diversi. Non può essere considerato un metodo di valutazione oggettivo, pertanto non si può parlare di esame di Stato. Marco, come annunciato, oggi siete scesi in piazza. Sì, siamo scesi in piazza e siamo molto numerosi. Ci aspettavamo magari anche qualche ragazzo in più, però la cosa che ci è piaciuta è che sono quinte, ma non solo. Difatti abbiamo esteso l'invito a tutte le classi, perché giustamente, come avevamo già detto, l'obiettivo non era solamente colpire la seconda prova, ma colpire tutto ciò che è stata l'organizzazione dell'esame. Quindi credevamo che fosse più giusto invitare anche tutti coloro che giustamente hanno vissuto la DAD, non solo noi quinte, ma anche le quarte, che allo stesso modo hanno subito un anno importante di DAD. Ma la cosa che mi è piaciuta molto personalmente è che hanno parlato ragazzi di prima che si sentono in difficoltà non tanto per l'esame di maturità, ma per l'esame di terza media che hanno subito, dicendo che questo esame per loro è stato letteralmente inutile, è stato difficile, e loro si sentono come passati direttamente dalla prima media alla prima superiore, perdendo 2 anni fondamentali per formare un ragazzo o un ragazzino a quello che sarà il liceo, che sarà un professionale o un tecnico. Invece i vostri docenti che cosa ne pensano? Vi appoggiano in questo? Ho avuto un dialogo molto importante con il mio preside, ha detto che giustamente è un nostro diritto, se crediamo sia giusto lo dobbiamo fare, e allo stesso modo anche molti professori. Naturalmente ci sono sempre opinioni diverse e discordanti, altri dicono che è un qualcosa di inutile e che non serve a nulla, ma in realtà noi crediamo che questo abbia una grandissima importanza. Da 2 anni a questa parte, hanno spiegato gli alunni delle scuole fanesi, non sono stati tenuti in considerazione gli effetti psicologici ed emotivi che l'emergenza sanitaria e i mesi in quarantena hanno avuto e continuano ad avere sui ragazzi. Molti studenti mostrano sintomi di ansia e depressione, forme diverse di disagio emotivo, insicurezza e confusione. Non diciamo bugie, la pandemia ha provocato in tutti, anche indirettamente, cambiamenti di abitudini e prospettive, con ripercussioni negative sulle emozioni e difficoltà relazionali. Per non parlare della carenza delle competenze acquisite negli ultimi 3 anni, abbiamo bisogno di una stabilità scolastica, hanno aggiunto, e crediamo che non debba partire dall'esame di Stato. Siamo delusi dal fatto che invece di prendere provvedimenti che ci possano aiutare, il Ministero si sia concentrato su un aspetto che in questo momento risulta superficiale. La necessità di essere ascoltati, il desiderio di esprimere il proprio disappunto e finalmente una manifestazione di quella vitalità che da troppo tempo manca nelle scuole italiane. Invitiamo qualsiasi studente che abbia letto questa lettera a risponderci, così che insieme le nostre voci possano essere ascoltate e capite, con l'obiettivo di una scuola migliore che formi i cittadini di un'Italia migliore. Quello che ci ha segnati dall'inizio della pandemia è un forte dolore. Dai primi periodi, da quando non sapevamo neanche che cos'era il Covid e avevamo paura a casa, rinchiusi, fino a quest'anno in cui comunque siamo tornati alla normalità, o così perlomeno ci dicono, ma questo non fa altro che aumentare il nostro dolore. Siamo tornati in classe con la paura di nuovi contagiati, abbiamo paura di parlare con il nostro vicino di banco piuttosto che con altre persone, e siamo in classe con le finestre aperte, congeliamo, continui problemi internet che con quelli collegati a casa, perché comunque ancora c'è la gente a casa e le lezioni si interrompono continuamente, perciò no, direi che non siamo proprio tornati alla normalità, e questo mi sembra molto importante da far capire al governo e anche alle stesse scuole che ancora non l'hanno completamente interiorizzato. Non solo classi quinte, lei Davide frequenta la prima, come mai in piazza? Allora, la prima idea era stata saltare un giorno di scuola, però dopo i discorsi che hanno fatto tutti i miei colleghi di quinta, qualcosa si è smosso, quindi sono andato su a parlare per dirla mia alla fine. Continuate la vostra battaglia. Sì, continuiamo, anche se le munizioni non sono tante, perché, come ho detto, le munizioni siamo noi ragazzi, che siamo la base della scuola di oggi e la base della civiltà della città di domani, quindi ci vorrebbe un appoggio, secondo me, maggiore da chi è di dovere per aiutarci a essere persone migliori e cose
cioè ci vorrebbe più appoggio, ma non c'è. La nostra non è una banale richiesta di abolire gli iscritti, hanno concluso. Chiediamo di riportare la scuola al centro del dibattito. Vogliamo che si parli di noi, che queste nostre parole siano l'inizio di un rilancio. Mancano pochi mesi alla maturità, che cosa rivendicate? In 4 mesi dall'esame di maturità non si può pretendere di cambiare ulteriormente e di affermare un'altra cosa rispetto a quello che era stato detto prima. Quindi quando c'era stata data la possibilità di prepararci più sulle materie orali, mentre adesso ci viene detto che ci sarà uno scritto in più, quindi bisognerà fare un'altra preparazione e magari viene lasciato, diciamo, il compito di decidere a una commissione interna. Quindi si creeranno sicuramente anche disparità tra le diverse scuole, tra le diverse classi, perché ogni classe avrà acquisito competenze diverse, avrà avuto più o meno problemi rispetto ad altre e quindi non crediamo che nemmeno si possa chiamare più esame di Stato. Quale appello lanciato al governo? Noi non chiediamo tanto il cosa fare, perché non abbiamo sicuramente né competenze né gli strumenti per dirlo, però chiediamo di essere ascoltati e che venga presa in considerazione ciò che noi proviamo e ciò che noi vorremmo.